Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi pochissimi ingredienti sul tavolo per fare una cosa dell'ultimo minuto proprio. Veloce veloce. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Allora, questa sera faccio le penne allo speck. È un sugo che faccio da tantissimo tempo e piace tantissimo a tutti. E quindi volevo comunque proporvelo. Olio, quanto? Un paio di giri nella padella. Olio buono però Olio ragazzi, buono, noi questo. usiamo soltanto l'olio del gruppo Caro. Vi metto in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa. Ecco qui. Qui ne scende poco, quindi ho fatto invece di 2-3 giri. Poi, dadini di speck con tutto il grassino. Non lo togliete perché ci serve. Ok, facciamo soffriggere fino a completa doratura come fate per la amatriciana e poi quindi ci vediamo tra un pochino sui fornelli. Non appena lo speck ha raggiunto questo grado di cottura, andate a mettere mezza bottiglia da 750 ml di salsa di pomodoro. Mescolate il tutto. Adesso siete normale e lo lasciate andare avanti così per una ventina di minuti, non di più. Quindi il tempo di cottura, il tempo di mettere sulla l'acqua della pasta e di cuocere la pasta praticamente poi è pronto. L'unico ingrediente che dovete aggiungere successivamente è una confezione di panna da 200 ml, ok? Quindi appena il sughetto è pronto, ci mettiamo la panna e vi faccio vedere che meraviglia di sugo viene fuori. Passato il tempo che vi ho detto, mettiamo la panna e continua, se scende, ma caspita quanto è densa questa! E continuiamo a cuocere il tutto per un paio di minuti, quindi in 25 minuti circa riuscite a fare sugo e pasta. Più veloce di così per chi torna a casa la sera. E non ha tempo, questo è perfetto. Quindi qualche minuto, poi ovviamente lasciate sempre da parte un pochino di acqua di cottura della pasta e ci vediamo a piatto pronto. Eccola pronta. E a questo punto ti tocca l'assaggio. Devo assolutamente assaggiare, sì. È il ruolo. Il ruolo che te lo impone, vero amore? Pezzo in pezzo, eh? Pezzo a pezzo. È Buonissimo. cremosissima, vi posso assicurare. E poi è facilissimo, ragazzi. Eh sì. Veramente provate a farla perché è veramente, veramente buona. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao.